Ciao fragoline, allora, nuovo video. Vi faccio vedere i miei regali di Natale. Sono tanti, per cui per farvi capire, c'è questo, un sacchetto enorme, ovviamente erano tutti divisi, però per farvi capire vi faccio vedere i sacchetti, quelli... Tipo questo, un bel po', e poi c'è la scatola enorme, che è questa qui. In poche parole, ho ricevuto anche lo scatolone enorme con dentro tante cose. Non dico chi me l'ha regalati, ovviamente anche per un po' di privacy, però per far sì che il video non dura tanto, vi faccio vedere veloce tutti i miei regali di Natale 2022. Allora, iniziamo da questo è per fare, diciamo, la spremuta d'arancia. Adesso lo apro, voi tanto lo vedete anche nei vlog, ed è fatto così, verde. E per fare la spremuta d'arancia, dato che non ce l'avevo, io sono una che fa la spremuta d'arancia, me lo sono fatta, diciamo, regalare. Questo è il primo, che è il Casanova. Poi mi hanno regalato questi, che sono per appendere nell'albero. Sono questi quadretti fatti a mano dove io avevo lavorato e sono troppo belli e per appenderli sull'albero o anche sul muro, come dipende cosa, come dove le volete mettere, in poche parole, sia questo che questo qua. Fatto così con la palla, sempre uguale. Poi mi hanno regalato la tovaglia, questa qua di Natale, dato che io ho comprato il tavolo lungo, allora non avevo le coperte, cioè la tovaglia lunga, e mi hanno regalato questa tovaglia lunga, fatta così, con Babbo Natale, eccetera. Ovviamente l'ho utilizzata per Natale, per le feste, ed è sporca, però volevo farvela vedere. Comunque, questa qua è bella lunga, ma credo che l'avete già vista. Poi mi hanno regalato questo, che è un portapane, dove tu metti portapane o anche altre cose. Fatto così, sempre dove io ho lavorato, me l'hanno regalato, fatto con le rose. Anche questo è molto carino. Poi, sempre a tema tovaglia con le rose, questa così, tanto poi nel vlog ve lo farò vedere. Ed è così. Inutile che la apro perché tanto è una tovaglia e poi non credo che riuscite a vederla. Poi mi hanno regalato le teglie per le torte, che dato che io non ce l'avevo, una è questa, fatta così, l'altra è questa, che sono due, che poi ve le farò vedere con calma. Poi ho ricevuto la caffettiera per il caffè, questa qua, quella normale, tanto vabbè. Ve la farò vedere ovviamente su sempre nel vlog. È inutile che la apro perché tanto ora che la apro, ciao. Poi mi hanno regalato questo che ovviamente è per la porta, però se apro la porta poi dopo non mi si apre, allora la metto dietro qua dove c'è la finestra, con gli gnomi fatti così, molto carini. E questo me l'ha regalato mio fratello, quello, diciamo, il secondo. Mi ha regalato questo.
Poi in questo sacchettino ho ricevuto questi, che è per presina guantone, fatte così, che sono anche carine. Poi ho ricevuto questo, che è lo strofinaccio, sono due strofinacci con le scritte, fatto così. E poi la cosa più figa in assoluto è stato questo, perché ho ricevuto lo gnomo fatto così, troppo carino, ed è fatto così. E poi, allora, ho ricevuto un'altra coperta, cioè un'altra tovaglia, volevo dire, fatta così con le palline, sempre di Natale. Anche questa è sporca e devo lavarla. Poi ho ricevuto questo per i dolci, per fare i muffin, questa qua, che l'ho già aperta perché lo volevo vedere. Poi questo, un'altra teglia per i dolci, che puoi fare quello che vuoi. Questo qui per lo stampo di cioccolatini di plastica. Ovviamente non so come si fanno, perché non l'ho mai fatti, per cui poi vedrò come si fanno e le faremo insieme, queste formine qua. Nella teglia c'erano anche questi dentro, quelli in silicone per fare i muffin. Poi ho ricevuto questo per la pasta, per tagliare la pasta rosa, fatto così, che non l'ho mai utilizzato, ma adesso lo proverò. E poi c'erano questi insieme per il dolce, la spatola e le altre due per il dolce. È bello perché c'è il colore rosa, e allora mi piace di più. Poi ho ricevuto il piatto di Natale, fatto così. E adesso vi faccio vedere insieme. Allora, intanto ho ricevuto anche questi qua per lo zucchero, per il sale, questo per il caffè, ovviamente non ce l'avevo, e questo per il sale grosso. Scusate, ma allora dentro il piattino c'era questo per poggiare il cucchiaio di Babbo Natale, molto carino. E poi adesso vi faccio vedere, perché non ho visto con questo. Scusate la postazione, ma mi devo ancora, diciamo, regolare, perché non ho un cavalletto giusto e non ho una postazione giusta per il momento. Questa me l'ha regalato la mia vicina, con la lucina che si accende, fatto così. E poi questo con la rosa rossa finta, ovviamente, che poi è vera ma è seccata, ed è fatto così. Queste sono belle perché le volevo, e queste qua me l'ha regalata mia mamma. Per cui queste, dove puoi mettere il sale, il caffè, non ce l'avevo, e adesso meno male che ce l'ho. Poi queste abbiamo finito, scusate se vado veloce, ma sono tanti. E poi dentro allo scatolone grande ho ricevuto due di questi, che sono gli asciugamani per il bagno, uno grigio e uno rosso, fatte così, così, per la cosa, che ovviamente dentro lo scatolone c'erano le due tovaglie che vi ho fatto vedere, però vabbè. E poi per finire questo, che è grandissimo, è il... vediamo se riesco.
sacca. Il piumone che mi ha regalato mia mamma, un piumone grande, tanto poi ve lo farò vedere nel vlog e vi farò vedere com'è grande nel letto, per cui in poche parole questo qua. Infatti c'era uno scatolone enorme che quando me l'ha dato ho detto la madonna che cavolo è. E niente, allora, dato che non voglio che questo video dura tanto, sto cercando di farli durare di meno. Ho cercato di fare più veloce, tanto sono cose, diciamo, semplici. E poi tutto il resto ve lo farò vedere piano piano con calma nei vlog, anche quando li ho messi su, li ho montati, eccetera. E niente, questi sono stati i miei regali di Natale 2022, che non me l'aspettavo perché sono stati grandi. Ovviamente come regalo di Natale ho ricevuto, adesso non so se si vede, dov'è? Ok, quella che è la stella di Natale, per cui quello è un altro regalo che ho ricevuto da mia zia come stella di Natale. Calcolate che quella me la simbolo di mio nonno, stella, e allora ovviamente ha pensato mio nonno. Per chi non lo sa, non c'è più mio nonno, però su questa cosa non voglio adesso parlarne. Ma comunque chi mi segue su Instagram e anche ogni tanto su YouTube lo sa, perché ho messo qualche video eccetera, per cui molti di voi lo sanno di cosa è successo prima di Natale. E vabbè, poi lo spiegherò anche in un vlog. Comunque niente, per il momento non voglio dire niente. E niente, questi sono stati i regali di Natale. Fatemi sapere che cosa vi è piaciuto e cosa avete ricevuto voi per Natale. Detto questo, io vi saluto, noi ci vediamo al prossimo video e mi raccomando, iscrivetevi al canale, lasciatemi un like e seguitemi su Instagram se ancora non l'avete fatto lì. C'è sempre le cose prima che io pubblico su YouTube. Detto questo, ci vediamo al prossimo video. Ciao!